In merito al fatto che ci sia una differenza di genere, questo, è, questo secondo me sta proprio nell'unicità delle persone anche a priori del genere. Non, eh, tante volte mi è capitato di fare questa battuta, anche <ride> qualcuno ancora la evidenzia quando mi, mi incontra e dice ah sì sì ok, il nome, il nome non lo metto allora nel nella didascalia perché non, ehm, non ritengo necessario per me evidenziare l'essere donna e quindi il genere non lo ritengo un dato che a priori sia necessario ma non lo dico esclusivamente per quanto riguarda il mondo dell'arte dove sono ben consapevole di, del fatto che fino ad ora c'è stata una prevalenza di artisti uomini, questo è talmente evidente che non c'è neanche bisogno di ripeterlo, però è proprio per... l'ho sempre vissuta come una condizione che non, non sentivo necessario rivendicare, io penso che... ma, eh, ma proprio anche l'artista dovrebbe scomparire a spesso dal fatto di... la dico meglio. Non mi piace anteporre la biografia al lavoro, non mi piace anteporre il fatto di essere uomo, donna, giovane, eh, meno giovane, problematico, meno problematico al lavoro, mi piace che il lavoro possa raccontare a prescindere da quello che è stato chi l'ha generato. Questa è una cosa che ho sempre pensato e continuo a pensare. Mi rendo conto, ma questo è anche proprio per un dato anagrafico, che... Tutti gli aspetti biografici non possono non influire su quello che è il mio lavoro, la mia condizione attuale, la mia situazione emotiva. È ovvio che sono dati su cui il lavoro si modella, cioè non, non posso prescindere da come percepisco il mondo nel momento in cui lo sto vivendo. E quindi questo mi fa un po' ripensare all'importanza della biografia di, delle persone. Nel momento in cui io vado, ad esempio, a, a indagare un altro artista, un'esperienza, un mi, mi incuriosisce sapere anche chi era, come viveva, che tipo di esperienza viveva. Faccio più fatica a connotare il discorso che sia uomo o donna. Vivo questa necessità di differenziazione come una necessità che un po' sento indifferente, cioè mi interessa di più il tipo di vita che hai fatto, ma quasi a prescindere che tu sia uomo e donna. Poi nel dettaglio, se tu hai avuto una vita più complicata, meno complicata, questo rapporto tra la tua vita e il lavoro, questo invece è interessante.